Le notizie 60 secondi, costruiti locali abusivi nel comune di Laccamena, i carabinieri dopo un controllo hanno provveduto ad elevare denuncia per abusivismo edilizio a una signora di 61 anni di Laccamena, già nota alle forze dell'ordine. I cittadini di Procida mantengono alta l'attenzione sulla situazione della sanità precaria sull'isola. Dopo l'assemblea pubblica della scorsa settimana, a scendere in piazza domani saranno gli studenti dell'Istituto Caracciolo di Procida. La manifestazione domani mattina alle 10. Venerdì 15 dicembre 2023 si terrà l'Istituto Professionale Statale Vincenzo Telese Ischia alle ore 9. Non smetto quando voglio, la giornata evento per la prevenzione di ogni dipendenza e comportamento a rischio. Tantissime persone hanno affollato la piazza per le celebrazioni della festa di Santa Lucia. Nella sera di mercoledì 13 dicembre, dopo le messe previste dalla parrocchia nella piazza di Santa Lucia dalle ore 18:45 al termine della processione, in tanti hanno assistito allo spettacolo pirotecnico con l'incendio del campanile della chiesa di Santa Lucia e poi allo spettacolo Napoli come canti tu. Importante riconoscimento per l'albergo della regina Isabella di Laccamena. L'hotel Isolano è stato inserito nell'importantissima classifica Gold List tra i migliori 75 alberghi del mondo. Il proprietario Giancarlo Carriero esprime la sua soddisfazione. Siamo con nomi quali il Ritz di Parigi, il Claridge di Londra, il Gritti di Venezia e tanti altri, tutti meravigliosi, ne siamo orgogliosi. Domenica 17 dicembre alle ore 18:30 nel Duomo di Napoli, circa 100 ragazzi e ragazze dell'orchestra Scarlatti Junior saranno protagonisti del concerto di Natale 2023 dell'Università Federico II. Prossimo appuntamento questa sera alle 20:00.